i nostri sogni nelle vetrine in vendetta. Siamo veramente noi dentro lo specchio, ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, ore 21 e un minuto, in diretta dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay, ancora un lunedì amaro per i tifosi della Pescara dopo la sconfitta subita a Frosinone. E c'è sempre un clima più difficile intorno alla squadra, sale il pessimismo dopo le ultime due sconfitte, ma il campionato è ancora a lungo, soprattutto dopo la campagna trasferimenti del mercato di gennaio. Il tecnico Zeman avrà altre alternative da presentare in campo. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, perché affronteremo vari argomenti questa sera, con un personaggio che ha fatto anche la storia del calcio bianco-azzurro negli ultimi decenni. Parlo del direttore sportivo Andrea Iaconi. Buonasera Iaconi, ben rivisto. Grazie. Abbiamo al suo fianco un altro personaggio molto legato ai colori bianco-azzurri, mi riferisco all'agente FIFA Carlo Di Renzo. Buonasera Carlo, ben ritrovato. Buonasera. Eccolo qui. E poi al centro Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera Antonio. Buonasera. Qui alla mia sinistra ritrovo con piacere uno degli editori di Parsifal Media, la radio più ascoltata in Abruzzo, Guido Marrone. Buonasera Guido, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti. E poi l'altro nostro amico Riccardo Clinco, presente a Frosinone sabato. Ciao Riccardo. Ciao. Le novità della giornata in regia con Andrea Costantini, posticipi, panchine saltate. Cos'è successo Andrea? Beh, come sempre un lunedì molto movimentato. Buonasera Rico, buonasera a tutti gli ospiti in studio e a tutti gli amici da casa. Intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060. Ci sono due posticipi che si giocano, uno di Serie A e uno di Serie B, medesimo punteggio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio e Genoa, gara che ha avuto inizio alle 20.45, alle 20.30 in Serie B a Chiavari, il derby ligure tra Virtus Entella e Spezia. Appunto, anche in questo caso parziale a reti bianche. Tra le notizie di giornata, la convocazione del giocatore delle Pescara Marco Carraro con la nazionale di Serie B, che svolgerà martedì a Frosinone alle ore 12, un'amichevole contro la selezione degli azzurrini della Under 20. Ma poi soprattutto le panchine, perché è saltata quella del Novara, la notizia di ieri, l'esonero di Eugenio Corini. Oggi l'ufficialità, il neotecnico è Domenico Di Carlo, di cui si parlò anche ai tempi in cui Zeman traballava a Pescara. Di Carlo ha firmato un contratto che lo lega al Novara fino al giugno del 2019 e oggi ha diretto il primo allenamento con la società piemontese. Però ci sono altre panchine che ballano, in particolare quella di un abruzzese come Fabio Grosso a Bari. Bari reduce da una serie di sconfitte, non ha fatto solida neanche la posizione di Roberto Breda a Perugia. Si parla di Stellone come una ipotesi per una sua eventuale successione, ma al momento Breda resta sulla panchina del Perugia. Non è saldissima neanche la posizione di Roberto D'Aversa, un altro abruzzese, sulla panchina del Parma, che ieri ha perso a Brescia 2-1. A te. Andrea Iaconi, quanto è salda la panchina di Zeman? Dovete chiedere al presidente, credo. Secondo il punto di vista esterno, ovviamente. Secondo me è salda, nel senso che è vero che ci si aspetta qualcosa di più dal Pescara, ma c'è da capire, non lo so, bisogna stare dentro per sapere un po' le situazioni. Da quelle esternazioni di Zeman di qualche mese fa, poi alla pace, e poi non so, cioè, dal di fuori sembra che ci sia qualcosa che non va, però dal di fuori,
Ma certo, possiamo analizzare solo dal di fuori. Cioè, è difficile sapere proprio come stanno le cose. Il fatto sta che il Pescara, al di là di quello che si può dire, raccoglie meno di quello che produce, secondo il mio punto di vista. È d'accordo Di Renzo con questa analisi? Che dice il direttore è quasi legge. Dal di fuori è difficile giudicare, bisogna vivere. Tanto perché è quasi legge quello che dice il perché direttore? Perché con la sua esperienza riesce sicuramente. No, per l'età, per l'esperienza, poi conosce l'ambiente abruzzese, conosce insomma tutto. Non è no, che... anche perché, a parte gli scherzi, vedi, Andrea Costantini ci ha detto che molte panchine sono a rischio addirittura da Aversa a Parma, dove c'è una classifica sicuramente migliore, ma nel calcio non si può mai essere sicuri su nessuno, no? È che il Parma, sai, nel mercato ha investito tanto, quindi anche lì si aspettano molto e i risultati purtroppo contano per gli allenatori. Quindi dall'esterno mi sembra salda, insomma, la panchina di... Dall'esterno sembra di sì. Secondo Antonio De Leonardis? Sì, dall'esterno sempre... Cioè, momenti difficili in cui sembra quasi che fosse scontato l'esonero, oppure non c'è stato. Credo che adesso, voglio dire, sarebbe comunque... Cioè, non credo che sia questa un'ipotesi percorribile in questo momento. Quello che possiamo dire sempre dall'esterno è che in effetti la squadra continua ad avere tanti problemi, probabilmente determinate anche da questa... campagna di sistemazione, chiamiamolo così, di gennaio, e tutto sommato ci ha fatto vedere comunque un organico che ha perso un po' di qualità rispetto a quello che aveva prima, e ancora dei giocatori da scoprire. Direi quasi che l'unico rinforzo vero di questa, dopo la sosta è stato addirittura Campagnaro, che è un giocatore che è stato tenuto ai margini della prima squadra per tutto il giorno d'andata. E le sue due prestazioni è stato ripassato. Dopo Antonio analizziamo sì, anche certo. Le operazioni di mercato, quindi secondo anche il tuo punto di vista. Secondo il mio Zeman punto di vista corre la cosa, diciamo, almeno sul piano tecnico la squadra ha perso parecchio, insomma. Riccardo? Un primo giro veloce con i nostri ospiti. Ma non cosa ti auguri? No, ma non corre rischi assolutamente, perché okay. Se non l'ha licenziato nella notte di domenica non corre rischi. Io l'avrei mandato dopo una prestazione del genere e dopo questa serie di risultati. Ti ripeto, credo che lui rispetti il nome Zeman, perché se questo allenatore si chiamava in un altro modo era già a casa da un po', quindi sicuramente saldissimo la sua panchina. Beh, perché onestamente mi aspettavo che il presidente domenica sera comunicava le licenziamento di Guido Marrone. Per me anche, per essere salda, solo siamo a 4-5 punti dei playoff, però andando avanti vediamo un po' se continuerà. Allora, adesso cerchiamo di analizzare un po' i vari argomenti, perché qui a Pescara ovviamente l'equilibrio nel giudizio è sempre molto sottile, come avviene in tante piazze, ci si esalta, poi ci si demoralizza alle prime sconfitte, però stando anche alle dichiarazioni del presidente Sebastiani a fine partita, che dice se non dovessimo centrare i playoff sarebbe un fallimento, c'è il rischio che possa questa stagione incanalarsi su binari difficili, pericolosi in questo senso, conoscendo anche Zeman che non è un tecnico adatto poi per conquistare le salvezze. Iaconi. Ma... Non lo so, io penso che il Pescara sia una buona squadra, mancano mi pare 18 partite. Siamo alla 24esima giornata. Sì. Quindi c'è ancora tempo per recuperare, perché in Serie B arrivare nei primi 8 non è poi così difficoltoso, non ci sono tante difficoltà. Il Pescara ha la potenzialità per arrivarci. Il problema è che la cosa che mi lascia un po' perplesso è che forse per la prima volta non vedi una squadra con le caratteristiche dell'allenatore, che è un allenatore che incide, perché ha sempre inciso dovunque è andato, a volte di più, a volte meno. E questo però avviene dall'inizio dell'anno. Questo è dall'inizio, quindi probabilmente non tutti i giocatori sono giusti. Non ho capito sempre dal di fuori il mercato di adesso,
perché se tu vai a togliere Zambano, Benali e Ganz e arrivano quelli che sono arrivati, dal punto di vista qualitativo, secondo me hai perso molto. Cioè non lo capisci, però, perché è un rischio troppo grosso privarsi di questi elementi? Sono tre giocatori che quelli sono andati via, che in Serie B non fanno la differenza, ma comunque sono importantissimi. Quelli che sono arrivati non lo so. Non sono allo stesso livello, no? Secondo me no. Sono diversi. Secondo me no. Però Zeman ci ha insegnato negli anni passati che anche giocatori che non conosciuti o magari non bravissimi sono riusciti sempre a dare il meglio. Quindi è una situazione un po' ingarbugliata. Una cosa è certa, che io adesso seguo molto di più il campionato di Serie B che quando lavoravo, le squadre giocano malissimo. A parte una o due, cito l'Empoli, cito un po', vi metterete a ridere, ma la Pro Vercelli, che a me piaceva molto come giocava con Grassadonia, anche se non faceva punti. L'hanno ripreso, ma. Sì, mo l'hanno ripreso, anche se non faceva grandi punti, però c'aveva i principi del gioco, si vedeva la mano dell'allenatore. Le altre giocano tutte male, cioè, se dici che D'Aversa è in difficoltà è perché gioca male, pur essendo un bravo allenatore. Non c'è una squadra che gioca bene. Il Pescara... Prima delle ultime tre il Bari giocava bene. Ecco, le ultime due il Bari giocava un bel calcio. Cos'è successo a Bari? Scusami, dopo torno da te. Io posso un giudizio mio personale, certo. Però sai... Perché è vero, il Bari è una delle squadre, allora, che... Loro volevano, all'inizio del mercato, all'inizio dell'anno, cercavano difensori centrali e hanno fatto fatica perché avevano Tanucci che non era in condizioni. Poi quando è entrato in condizione Tanucci, hanno dato via Tanucci e hanno fatto una coppia di due difensori centrali di colore che tutti e due mi sembrano... E può essere questa variante a modificare? Non lo so se è questa la variante, però fatto sta che in difesa sembra la banda del buco. Però sei d'accordo che il livello generale... È più basso. È più basso rispetto più basso. Agli altri anni, no? Quindi, non è che è più basso, si gioca male. Peggio. Giocano male, allenatori secondo me anche non ieri, bravissimi. Ieri sera. Ci sono tanti allenatori non bravi. Per ecco. Cui le squadre giocano male, quindi ecco perché dico che il Pescara secondo me ha ancora la possibilità di inserirsi, perché Pescara i principi di gioco li ha, se la squadra riesce a migliorarsi, cioè il Pescara può vincere anche 5-6 partite di fila, cioè ha le capacità. Ma tutte queste problematiche che si sono create nell'arco della stagione, i casi Benali, Zampano, Ganz, che poi sono stati messi sul mercato, hanno condizionato, no, il lavoro dell'allenatore? Secondo me non è che hanno condizionato, io non ho capito il fatto, cioè, di non essere, è stato un lavoro di sintonia dentro, no? Cioè, cioè Benali io l'ho preso io dal Manchester City, è uno dei giocatori più forti, cioè, Benali è un giocatore che sa fa tutto, gioca senza palla, tecnicamente è bravo, corre 90 minuti forse di più, contrasta, è cattivo a volte, cioè sa fa tutto, quindi che Zeman non riesca a trovare un posto a Benali. No, il posto l'aveva trovato, sì, sull'esterno sinistro, ma non esiste, cioè, non, è meglio che l'hanno dato via. Se deve giocare esterno sinistro è meglio darlo via. Siccome questi discorsi li abbiamo fatti per tutto l'anno, come è possibile che un allenatore navigato come Zeman non veda così. Il giocatore nel suo ruolo originale? La vede così, a volte tutti gli allenatori hanno delle idee, certo. Sì, però a volte Zeman su giocatori che non... Che, allora, quando prendemmo Rossi, il primo Rossi... Maurizio Rossi? Delio. No, Delio. Ah, Delio, sì. Che era un po' sì. La scuola è la stessa, sì. Prendemmo Rossi, però io avevo delle difficoltà perché se questo gioca con i tre davanti, cioè, incrociano cose, e io non c'avevo gli esterni, però c'avevamo Palladini e Giampaolo e Rossi mi disse non ti preoccupare perché ma no, dobbiamo prendere gli esterni, perché io vedevo Palladini mezz'ala destra e Giampaolo mezza punta, cioè, erano quelli i ruoli. E lui fece giocare Palladini esterno destro, Giampaolo... Quindi sono anche i giocatori che non si adeguano. Sì, però
Benalì non ha le caratteristiche che poteva avere, per dire, Giampaolo. Benalì non può fare mai l'esterno per le caratteristiche che ha Zeman, secondo me. Per cui un po' di confusione c'è. Però io ritengo che il Pescara può, ha ancora la possibilità di inserirsi. Antonio, vuoi collegarti a questo discorso sulla confusione che si è generata un po' per le cause che conosciamo, un po' da colpa di tutti? Il caso Benali, l'abbiamo ripetuto dall'inizio, che non è quello il suo ruolo, però resta il fatto che Benali poi in quel ruolo comunque ha dato un apporto importante a questa squadra, proprio perché, come dici tu, è un giocatore che sa fare tutto, perché per cui... Il fatto di voler rinunciare a giocatori di questo tipo, cioè lo stesso Zampano, si può chi poteva rimproverare a Zampano? Tant'è vero, Benali è andato a Crotone, è stato immediatamente uno dei migliori, due partite con Zeman, 4-3-3, gioca mezzala, comunque un altro ruolo, però al di là di quello vedi il giocatore che veramente si impegna, c'ha qualità, c'ha talento, c'ha tutto, c'ha corsa. La stessa cosa è stata ieri Zampano, due allenamenti, ha giocato titolare con Oddo contro il Milan. Aggiungerei a queste cose, che so, Del Sole, il ragazzino che ieri è andato comunque in panchina con la Juve, voglio dire, Del Sole era uno dei punti più importanti all'inizio della stagione di Zeman. Qui ci aggiungerei lo stesso Pigliacelli, che è stato determinante nella vittoria della Pro Vercelli in trasferta a Cremona, che è stato per cui voglio dire, questo tipo di mercato che tra l'altro l'allenatore non solo ha gradito, in particolare perché l'ha detto chiaramente, adesso la squadra... Ecco, usciamo da questa cosa, cioè è un mercato che secondo voi Zeman ha gradito finta di gradire? No, non credo che faccia finta, lui l'ha detto chiaramente, anzi io mi aspettavo addirittura che magari se veniva fuori l'occasione andasse via anche Brugman, perché anche Brugman è uno mal sopportato in questa situazione, tant'è vero, giocando in un ruolo non suo. A volte, cioè non essendo mezzala, a volte fa delle belle partite, ma il ruolo naturale suo è un altro. Per cui andiamo avanti ancora con questo tipo di equivoco, nel senso che questa storia di voler comunque trovare a tutti i costi la squadra zemaniana. È vero, nel bene e nel male, perché il problema vero è questo, che quando le cose sono andate male nella gestione di Zeman, perché la squadra giocava in un certo modo, in maniera zemaniana, però non era in grado. Il problema vero è che adesso siamo arrivati alla terza di ritorno, ma la squadra non ha ancora un'identità. Cioè non è vero che però per vedere i frutti del mercato bisogna aspettare che tanti... No, però non possiamo aspettare i frutti del mercato. No, voglio dire, non abbiamo visto Macin, non so, ma del Brescia, però il problema vero è l'identità di questa squadra, sì, quello che sì. Assolutamente, cioè, continua, anche l'ultima Frosinone, come al solito, come spesso è capitato, ha fatto un tempo, cioè gioca un tempo, anche come dice l'allenatore, però poi non ha la qualità... la forza, l'identità, a mio avviso, quello di tenere quel tipo di gioco. Io mi resto sempre perplesso sul fatto che tu debba comunque trovare questo tipo di sistema se la squadra non è... Posso aggiungere una cosa a volo? Io ho appena letto un libro di Aldo Groppi, insomma, è stato un grandissimo allenatore, poi ha smesso perché la pressione era troppa per lui. Una delle cose, è un libro bellissimo, vi invito pure a leggerlo, tra le cose, parlando degli allenatori, lui dice, guardate, la storia degli schemi, dell'impianto di gioco, il giocatore lo capisce in 15 giorni, perché quello è, in effetti, non è che ci puoi girare molto, il problema vero è che poi devi avere la capacità, l'allenatore, dice lui, di poter far migliorare tecnicamente i giocatori che hai, al di là del fatto dell'impianto di gioco, del modulo, eccetera, è un falso problema. Ecco, quindi Carlo, questa è la chiave sulla quale stiamo girando intorno. Quello è il tempo necessario, non si può certo pretendere che ci vogliano mesi e mesi. Sono 7 mesi. Carlo, tornando all'ultimo mercato, si può, secondo te, trovare qualche situazione che possa migliorare, perché questa stagione è figlia di tante valutazioni fatte in estate e la squadra si fa in estate, poi i correttivi possono portare qualcosa a gennaio, ma la vera squadra si fa in estate. Cioè, voglio dire,
Di chi è figlia questa stagione di tante incomprensioni? Ma no, penso che non è che ci siano state tante incomprensioni, è che la società ha dato l'allenatore ha dato un indirizzo alla società sul mercato, la società ha preso Ganz perché pensava che Ganz fosse l'attaccante per Zeman, ha preso Mancosu perché pensava che quello fosse l'attaccante per Zeman, cioè non è che la società ha preso giocatori diversi da quelli che erano... Però probabilmente con il passare del tempo si è capito che magari qualcosa non va per il verso giusto, che tutti all'inizio parlano di difesa, poi il problema erano le mezzali, poi il problema era il mediano, ma non è che il problema è l'attacco, perché se noi non vediamo ancora un taglio di Zeman, non vediamo ancora una sovrapposizione di una mezzala, non vediamo ancora uno o due all'interno dell'area tra la mezzala, può darsi pure che il problema sia che l'attacco o che gli attaccanti non riescono a recepire quello che l'allenatore chiede. Guido, questo è un problema del gol quindi per il Pescara? Questo è un problema serio, Enrico, perché abbiamo il nostro capocannoniere che è Pettinari, 24 presenze e 12 gol se non sbaglio, solo che quei 6 gol li ha fatti tutte le prime 2-3 giornate e poi per il resto delle partite ne ha fatti solo 6. Quindi il problema principale è che non è una squadra zemaniana adesso, abbiamo un Pescara snaturalizzato, diciamo così. Non è un Pescara con Direnzo, il problema è l'attacco, il gol. È l'attacco, il gol, il gioco, perché vediamo un Pescara che si difende e poi riattacca, non è come sempre, come fa Zeman, diciamo. E Riccardo, però, prima quando Di Renzo sosteneva le sue tesi, non era molto d'accordo. Su cosa? Questa squadra era una squadra molto forte. Come era molto forte? Era una squadra molto forte. Era una squadra che poteva assolutamente centrare con tranquillità i playoff. Era una squadra che secondo me dai giocatori che aveva poteva addirittura provare a salire in maniera diretta all'inizio del campionato. E poi questa squadra non ha un'identità perché... Sì, ma non andava nemmeno quella squadra. No, scusami. Quella squadra non va perché per tantissime ragioni, ma soprattutto per colpa dell'allenatore. Perché innanzitutto una squadra psicologicamente molto fragile, prende un gol e preso un gol la squadra si sfalda, non ha la capacità di reagire, non ha la capacità di reazione e qui la colpa dell'allenatore, perché la squadra rispecchia l'animo e il carattere dell'allenatore che questo uomo non sta trasmettendo alla squadra, perché in tutte le partite è una costante di tutto il campionato, preso un gol noi non addirittura non tiriamo più. Vabbè, non c'è stato, tu non... però fai il processo a Zeman da diverse settimane. No, io non faccio il processo a Zeman, ma faccio il processo a Zeman sì, perché in questo studio sono stato massacrato quando ho detto che si poteva provare Ganz centrale e Pettinari esterno e chissà come mai lui ieri ha provato Cocco centrale e Pettinari esterno, ma quando io ho detto provate Ganz visto che era il suo acquisto sono stato massacrato, chissà come mai l'ha fatto lui, non è massacrato, no. Perdonami, tu dai via Benali, Zampano, giocatori che forse non volevano più rimanere qua, ma perché avevano dei problemi, forse si sentivano veramente giocatori di Serie A quali sono, però il problema è che qua erano e qui potevano giocare, qui non hanno giocato, il problema è che qui i giocatori li abbiamo ma non giocano. E questo è il problema, non che abbiamo giocatori scarsi, abbiamo giocatori bravi che qui non giocano, che a Pano vanno via da qua e giocano bene. Ed è questo che mi fa particolarmente innervosire, perché tu Zampano ha fatto un allenamento l'Udinese, è entrato, Gazzetta ha dato 6,5. Benali ha dato Trotone, la squadra che ha pareggiato il Trotone contro l'Inter c'erano 5 giocatori del Pescara, Stoian, Capuano, Mandragola, sono tutti giocatori che avevamo noi, sono andati a San Siro, hanno fatto. Abbiamo avuto io dico nell'arco, ma sono giocatori che avevamo. Piena di ma perché il Frosinone, parliamo da prima di Frosinone, aveva 15 giocatori da 5 anni, le stesse persone, sono saliti in A, sono saliti in B, hanno mancato la promozione per un soffio e quest'anno probabilmente risalgono, sempre con bene o male. Quella però è una strategia diversa che non dipende solo da Zeman. È una strategia diversa, ma la squadra che vale, che bene o male è pari calamole a noi. Sì, però perché il Frosinone ha speso 3 volte Pescara, ha speso 3 volte i soldi che ha speso il Pescara, Frosinone spende lire di 10, c'è un giocatore Ciano che fa la differenza, che per ingaggiarlo ci vogliono... Ti rispondo, metti che abbiamo una gran fortuna che andiamo in Serie A, sì. Ok?
dobbiamo ricambiare la squadra. Sì. Vabbè, noi ogni anno noi, ma non si cementerà mai. Posso dire che perdonami, ma non un po' di fantacalcio. Sì, ma tu non cementi mai una squadra. Capito, ma sì, ma dimmi chi è il giocatore simbolo del Pescara. Pure lui non chi è il giocatore simbolo del Pescara? Sbagliato. Dimmi chi è il giocatore simbolo del Pescara. Qual è il giocatore del Pescara? Ma non possiamo fare la storia del Pescara. Vabbè, del Pescara che verrà. Ma no! Ma adesso tu hai mandato via questi giocatori. Questa squadra. Tu hai mandato via questi giocatori. L'obiettivo principale è che si deve salvare, punto. Adesso con questa squadra sì. Esatto. Secondo me il campionato non è una squadra da salvarsi. Bene, se queste sono sempre le cose che ognuno dice la sua, però il problema vero, se guardiamo le cose come stanno, questa è una squadra, siccome non ha ancora un'identità, non l'ha trovata finora, non ce l'avrà mai. Allora è inutile che pensiamo dei pari, cioè il problema vero è che questa comunque è una squadra che comunque come primo obiettivo deve avere la salvezza, che quello è un patrimonio grandissimo, ma al di là dei sogni, se andiamo in Napoli, che squadra facciamo, quello vedremo se succederà. Quindi, però il problema per di capirci, oggi, Iaconi, è fallito il tentativo di creare un altro ciclo con Zeman, se la stagione dovesse proseguire anche con una salvezza anticipata. Mi dare solamente un concetto e non parlo più. Se tu adesso hai fatto questa squadra di tutti i giovani, l'anno prossimo devi tenere Zeman. Lo devi tenere, Zeman. Ma non è tu la squadra di tutti i giovani? Dove sta la squadra di tutti i giovani? Ma come no? Hai preso il giocatore dell'Inter, il centrale dell'Inter che ha 17 anni. Hai preso il giocatore del Carpi che sono due giocatori che sono giocatori che ha voluto l'allenatore. Giusto? Sì. Hai dato via i senatori. Quindi vuol dire che devi dare una continuità l'anno prossimo a Zeman. Iaconi, cosa non ti trovi d'accordo con quello che dici? No, io rispetto tutte le opinioni, il problema. Allora io all'inizio del campionato ho letto una dichiarazione del presidente che diceva che quest'anno il Pescara si doveva salvare, che l'obiettivo principale era la salvezza. Beh, no, non è stato mai detto questo. La salvezza, un campionato tranquillo. L'ho letto sul... Un campionato tranquillo. Sì, vabbè. Era una fake news. Qualcuno che l'ha puntata. Anzi, si punta sempre. Quindi, un campionato, non diciamo di vertice, ma... Adesso però, se non vai in Serie A diventa un fallimento. Cioè, non è così, bisogna... Andrea, non è tu facile. Conosci Pescara con non tutti è facile i suoi svolti, perché non è facile l'equilibrio parlare, devi vedere la situazione, devi vedere la situazione economica della società, devi vedere come hanno potuto operare a gennaio in base ai problemi che hai, devi vedere i giocatori che se ne volevano andare, oppure l'allenatore, come dice lui, che probabilmente... Però Zeman non è un allenatore qualsiasi, quindi quando riporti Zeman ci deve essere un obiettivo ben delineato, no? Sì, ben delineato, però è pure vero che ci sono state dichiarazioni da una parte e da un'altra che non esistono in una società. Certo. E quindi ci sta, è un po' di tutto. È chiaro che questo non c'entra niente con la parte tecnica o la squadra. No, fa parte della stagione, che poi ha le sue ripercussioni. Ognuno la vede a modo suo. Io sono d'accordo con quello che ha detto Carletto, cioè, secondo me il problema è in avanti. Non è negli altri reparti, gli altri reparti sono di conseguenza, perché le squadre di Zeman sono abituate a fare gol, poi magari riprendono, però questa è una squadra che ne fa pochi, cioè quando mai fai 8, 9, 10 partite 1-0, 0-0, 1-0, 1-1? No, Antonio? Io e Andrea sono convinto, lo sto dicendo dall'inizio, che il problema vero in effetti è il centrocampo, più che centrocampo è forte, no. Ma forte qual è il centrocampo del Pescara? Cioè, se Zeman ha dovuto alternare 8 giocatori per 3 ruoli, chiaramente non è un centrocampo che funziona, altrimenti di che stiamo a parlare? I centrali sono stati almeno 4. Carraro, Canutè, Proietti. Le Carlo, perché dici che il centrocampo è forte? Parlate insieme, cioè, così forte, il confronto. No, è forte perché a livello è forte perché ha individualità, va bene, però individualità ed è assortito, sì, non è sì, solo però il problema, allora spiegami perché perché se poi la metti davanti la palla non fanno mai gol e dopo diventa scarso il centrocampo. Ma io tutte queste occasioni che dici tu che non le creano perché davanti non può essere la colpa degli attaccanti se non riescono mai a fare un'azione come è successo
messo a Frosinone al secondo tempo, come primo tempo una evidentemente per costruire il gioco, non è che servono solo gli attaccanti che fanno gol, tant'è vero che all'inizio quando la squadra probabilmente anche in quel momento era anche magari anche più brillante al centrocampo, Pettinari è esploso, voglio dire, abbiamo avuto dei momenti con Del Sole, con Capone, voglio dire, alla fine lì davanti io credo che ci sia questo tipo di il problema vero. Andrea, perché scuoti la testa? Che secondo me a centrocampo ancora non inquadrano, ancora non niente, inquadrano i tre giocatori. Ma di fatto il titolare, ma quello ma il problema vero è quello. Allora, al di là di quelle che poi metti davanti, i giocatori sono buoni. Sono buoni, certo che sono buoni, però bisogna trovare i tre che vanno bene. Ad esempio, Brugman. Brugman è sempre stato un centrale, gioca in un altro ruolo per noi, per Zeman no, perché se gioca Andrea, con tutto e infatti ancora il non rispetto trovi, che io ho per te ancora non trovo ancora, però perdonami, cioè, non puoi non, ma lui non può non avere i tre giocatori. Vazzania ha giocato benissimo la settimana scorsa, l'ha messo fuori, vabbè, ma ti faccio un esempio banale, io mi sarei aspettato tutto tranne che vedere Vazzania in panchina a Frosinone per questione tecnico-tattica. Proprio a Frosinone, dove si arriva uno che a centrocampo dà anche qualche spallata e Balzagna la dà. E noi siamo deboli, deboli, deboli. Prendiamo un gol, ci sfaldiamo, non c'è reazione. Poi, però Riccardo, credo che a prescindere adesso dal Brugman, dal Benalì, il problema sul quale siamo tutti d'accordo che manca l'identità di squadra, a parte il singolo. Ma come... Ti rispondo, poi ma l'identità, ma se un giocatore gioca bene e la volta dopo non gioca, è la squadra, non la crea l'allenatore o chi per lui la squadra, perché io ti ripeto, Vazzania, ma facciamo l'esempio di Del Sole che adesso è andato in panchina, ne ha parlato di giornale la Juventus, ma quando ha giocato il ragazzo meritava, per come ha giocato, anche se in qualche partita hai qualche, perché sei giovane, ma continuità, sei in B, non sei in A, devi giocare, fin dei conti, se tu vai alla Juventus e dimostri immediatamente di essere uno che va in panchina, non credo che Allegri sia un cretino. Quindi sta succedendo un qualcosa per Capone, ad esempio. No, perdonami, è per Capone, gol, perdonami, Capone è la stessa cosa del Sole, identica. E quando ha giocato ha fatto vedere che ha personalità, che ha gioco. Sì, però ma non dagli è che continuità. Zeman non prediliga i giovani, quindi evidentemente c'è qualcosa. No, quando noi abbiamo vinto il campionato con Immobili, Insigni, Verratti, noi c'eravamo in panchina Mussacone, no? Che entrò tre partite di fila e fece tre volte gol. E non giocò, entrava sempre un quarto d'ora fine. Però nessuno ha detto perché Mussacone non gioca. Adesso non arrivano i risultati, è chiaro che si dice sempre così. Non arrivano i risultati, prima arrivano i risultati. No, però non puoi paragonare. No, non voglio quando le cose vanno male. No, voglio dire che la critica è facile farla dopo. L'allenatore sta cercando di trovare una quadratura. Ma quando la trovi che sei finito campionato? Io ti voglio bene, ma scusa, ma quando la trovi sta squadra? Beh, ma proietti l'ha avuto. Proietti per tre mesi è stato infortunato. È uno. E gli altri? È Brugman, non riusciva a trovare la posizione. No, la Brugman c'è la posizione, lui che non gliela sa trovare. Abbi pazienza. È come Benali che diceva Andrea. Ma di cosa parliamo? Ma se Benali lo metti esterno sinistro, è chiaro che non giocano. Non è il suo ruolo. Metti Fiorilla a centrocampo, uguale. No, guarda, allora, su Benali, continua a ripetere, nonostante fosse fuori ruolo e tutto quello, è stato sempre uno. Sì, allora, che Ma non rendeva quello che poteva rendere. Ma queste operazioni di mercato con le partenze di Benali, Zampano, Ganze, è vero che da una parte possono produrre denaro in prospettiva, però tolgono patrimonio tecnico alla squadra anche in prospettiva. O no? No, lo tolgono, perché se si hanno deciso di darli via è perché non servivano a questo organico. Sì, dico il patrimonio tecnico. A meno che hai fatto delle plusvalenze importanti che servono per l'anno prossimo, per le casse della società, allora è un altro discorso. Tu sei andato a sacrificare, però non mi pare che sia stato questo lo spirito. No, voglio dire, però dal prossimo anno si deve ripartire, perché è vero che entro soldini, però devi. Qui saranno tutti prestiti, penso che torneranno tutti dietro. No, sono prestiti con anche diritto di riscatto da parte del. Sì, appunto, devono essere riscattati. Sì. Oppure non so se. Voglio dire, si modifica il patrimonio tecnico. No, Ganz mi sembra che l'abbia. Ganz ceduto. Ceduto. Ha fatto un capolavoro, perché voglio dire, l'ha pagato una mia. Certo. Non giocava mai, ripreso gli stessi soldi, non sta giocando neanche ad Ascoli, quindi ha fatto un capolavoro. Che gli vogliamo dire?
No, questo sì, intendevo sotto il profilo tecnico-tattico, si va incontro ad una nuova programmazione in pratica. Ho capito, ma se tanto non giocava Ganz, non è che... Sì, voglio dire, però tu stai andando avanti con un allenatore che non sai, come diceva Riccardo, se il prossimo anno ci sarà o meno. Cioè hai fatto un mercato per Zeman e poi il prossimo anno ci sarà o no Zeman ancora? No, ma secondo me non è quello il discorso. Il discorso è che Pescara si stava distinguendo... parlo di 4-5 anni fa in poi, come una società tra le poche società in Italia che facevano calcio, cioè si preoccupa delle strutture, si preoccupa dello stadio, si preoccupa delle plusvalenze e si preoccupa dei risultati, e Pescara sta facendo tutto questo e da un paio d'anni, da due anni, forse due anni e mezzo, non so se tre, qualcosa non va, c'è qualcosa che non va in questa programmazione. Scusami Andrea, la verità è che in effetti è cambiata la strategia della società. Ecco, questo. Sono state tre anni, che sono le periodi di Repetto, quando c'è stato il Repetto direttore sportivo, che l'obiettivo era quella comunque di prendere giocatori di proprietà, cioè di avere giocatori. Bravo. Per cui lo sta facendo bene. E l'ha fatto bene quel periodo, adesso però è cambiata da quest'anno in particolare. È cambiata la strategia, cioè quella non c'è più quella di tenere tu, di costruirti. Ma perché non si va in sintonia con lo staff tecnico? Perché succede questo? Sia una scelta anche della società, quella di piuttosto che tenerti, costruire questo gruppo solido tuo di proprietà, come è stato fatto in quei tre anni, e credo che abbia dato dei frutti. Adesso c'è un processo inverso, cioè il processo è quello comunque di avere, di puntare su plusvalenze, prestiti, però viene anche da una situazione, però ci sono stati anni ancora più difficili sotto il profilo finanziario. Secondo me è cambiata proprio la strategia, perché la strategia vera è stata questa, che so, l'ultima operazione, per dire, Mancuso Bonino. Voglio dire, è una strategia diversa. Quelle sono operazioni, lascia stare. Però quello ti fa. Se diciamo lascia stare, chissà cosa c'è sotto, operazioni normali di scambio, no? Cioè, sì, vabbè, dai, ma non... Esatto. Quindi, come Carini a Cannavaro, la stessa cosa, te la ricordo. Un professore di plusvalenza è stato... Che c'entra? No, per dire... Vabbè, gli anni suoi erano ancora più difficili. Io ricordo Artipoli, due presenze cedute alla Sampdoria, Diakité, mezza presenza ceduta alla Lazio. Cioè lui, qualsiasi giocatore usciva in quel periodo, dopo due giorni però la nostra strategia era quella di ripianare un disavanzo che per la Serie B era qualcosa di... No, ma come diceva Terenzio, la retrocessione della Serie A crea delle problematiche, no? Quindi ingaggi pesanti. Noi abbiamo lavorato 7-8 anni per rimettere a posto la situazione. Io non so adesso la situazione del Pescara. Pescara a me piaceva molto come faceva calcio. Parlo di 3-4 anni fa. Adesso cioè, Andrea, una retrocessione della Serie A può anche modificare Modificare, ma tu devi avere sempre la stessa linea, perché Pescara non può prescindere dalle plusvalenze, non può prescindere da queste cose qua, perché non è una società ricchissima. Parlavate del Frosinone, il Frosinone è il miglior presidente della Serie B, certo. L'Empoli è la squadra che fa calcio, perché l'Empoli, settore giovanile, prima squadra, no, se vince bene, se non vince non importa, plusvalenze. 5-6 giocatori, 2-3 giocatori. Poi a proposito dell'Empoli, tutti l'avevamo criticato quando hanno tolto Di Varini con Andrea Zoli. Pescara 3-4 anni fa, 5 anni fa, prima lo facevamo comunque, ma adesso stavano facendo bene. Non ho capito cosa sia successo in questi ultimi due anni, che anche la retrocessione della Serie A, cioè non esiste retrocedere in quel modo per come Pescara. A proposito di squadre, mi dicevi Guido che poi tante squadre hanno conservato l'intelaiatura. La Cremonese, il Venezia e il Parma, che l'anno scorso nel Lega Pro, adesso sono ai playoff.
perché è più facile quando si sale, non però hanno mantenuto lo zoccolo duro di quegli 8-9 giocatori che il Pescara ad oggi non ha fatto, perché se basti vedere su una rosa di 30 giocatori abbiamo solo 3 giocatori che hanno fatto più di 20 partite, quindi... Va bene, allora 21:40, Andrea, sono novità dai posticipi? Guarda Enrico, non ci sono novità, anzi a Roma siamo all'intervallo proprio da qualche minuto, 0-0, gara molto combattuta con un Genoa assolutamente in partita, 0-0 anche a Chiavari dove il secondo tempo è ripreso da appena 5 minuti, a te. No, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio tra 2 minuti, a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano, svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, 2 motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato, compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menu personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21 e 45 minuti, rientriamo in diretta con i nostri ospiti, però tra gli ospiti di questa sera, iniziamo le piccole parentesi, c'è Guido Marone, l'editore della radio più seguita in Abruzzo, quindi ritroviamo un po' il sorriso perché Parsifal ha ottenuto un grande risultato, no? A pennello con i nostri 40 anni, infatti è stato bellissimo questo primato di ascolti concomitanza dei 40 anni. Mi dici subito però la data, perché forse è vicina. Allora, la data è Radio Parsifal, l'attività è nata il 1 gennaio 1978. Sì. Domani, proprio domani, iniziarono le trasmissioni. Iniziamo 40 anni. Primo palinsesto alle ore 7 del mattino. La sigla iniziò inizia. Il palinsesto radiofonico. Fino allora erano prove di trasmissioni praticamente. Negli ultimi tempi sono usciti gli indici di ascolto. Sì. E cosa è successo? Cosa è successo? Che la nostra segretaria ci ha stampato l'email con scritto Radioter, sono arrivate le indagini di ascolto, eccetera, eccetera, e ce l'ha posata sul tavolo lì. Io e mio padre già stavamo un po' agitati quella mattina, abbiamo preso il foglio, abbiamo detto cartocciamo, via, andiamo avanti. Dopo un po' invece ci è arrivato un messaggio da un radioamatore, che scrisse a mio padre: complimenti per questo primato d'ascolto in Abruzzo, con sole tre province, Pescara, Chieti, Teramo, siete riusciti a sovrastare la concorrenza che ha Ponti Radio in tutto l'Abruzzo. Allora io e mio padre abbiamo detto: sai che andiamolo a controllare. Quindi una sorpresa. È stata una sorpresa. Non è la prima volta che succede, però noi con sole tre province non potremmo competere a livello regionale con i competitor. Quindi, Parsifal però è la radio dei top 40. 40 no? anni, abbiamo fatto belle feste a Capodanno, il 1 gennaio a Piazza Salotto col concerto di Ermal Meta. Adesso faremo a Carnevale una festa per i bambini, a una discoteca magica a Santa Teresa. Poi faremo tante altre cose durante l'estate, sperando di fare anche un altro bel concerto, vediamo, dato il successo delle 40.000 persone in comunque piazza. È un risultato di sacrifici dell'intero staff, no? Un risultato sicuramente, come hai detto tu, di sacrifici, di innovazione, di cavalcare la tecnologia, cavalcare i social network, tutto, un insieme di tutto e soprattutto della, come dice mio padre, la E al quadrato, no? Lui esperienza e io energia, insieme poi c'è stiamo Carlo, avendo bei risultati. Parsifal, no? Anche se non sei più giovane. Enrico, sì. Un aggiornamento da Chiavari, Spezia in vantaggio con la rete di Marilungo all'11° della ripresa, a te. Dopo torneremo a parlare di Parsifal, del suo risultato. Andrea Iacone, allora, tanti anni a Pescara, una città che è sempre legata al mondo del calcio, voi la seguite dalla vicina Giulianova, quindi siete rimasti legati ovviamente a questo ambiente. Un ambiente che però adesso sta attraversando anni difficili. E come si superano gli anni difficili? No, anni difficili. Società nel mirino, a livello, di risultati no, perché Pescara cioè, è andato due volte in Serie A, non credo che altri presidenti... Però per molti la B forse è riduttiva, non si capisce questo. No, la dimensione di Pescara è la Serie B, poi se sei bravo qualche volta vai in A, una società che oscilla tra la B e la A ci sta. L'importante è darsi una struttura di società seria, che è quello che l'impressione che avevo io, che dicevo prima, di qualche anno fa, e riprendere la strada maestra, quella che è abituata a Pescara a far vedere un bel calcio, avere la società pulita e avere soprattutto le strutture per far allenare i ragazzini. Tempi diversi vostri, però c'erano più facilitazioni sotto alcuni aspetti e difficoltà sotto altri. No, io la facilitazione che almeno io personalmente che ho avuto è che avevamo una società. Cioè, c'era il commentatore che era talmente solido che... No, io mi riferivo al mondo del calcio, non Pescara proprio presa come società. Cioè nel mondo... Il calcio diverso era... No, Pescara ha avuto sempre le caratteristiche di lanciare, dicevate prima, tra allenatori e giocatori, quando la giri... La Serie A è piena. È piena, cioè, quindi sia prima che dopo hai sempre lavorato alla stessa maniera, a volte con domanda. Più fortuna, a volte... No, voglio dire, tu, con te, ovviamente Pescara ha conosciuto... Allegri, Gasperini, Giampaolo, tu come mai Giampaolo nessuno... Sarri, no, a parte che no, soprattutto sì, Giampaolo, ecco, come mai, soprattutto quei primi tre che ti ho nominato, c'è stato il momento in cui tu hai pensato di poterli portare alla guida del Pescara?
cioè c'è stato questo Gasperini con Gasperini. Gasperini l'ho chiamato e ha preferito andare a Crotone. Quando andò a Crotone lo dovevamo prendere noi. Sarri l'hai portato? Sarri lo portiamo. Gianpaolo abbiamo lavorato 10-12 anni con noi, Gianpaolo è quello più completo di tutti, che ha fatto tutto. Cioè, però la prima squadra non l'ha avuta la possibilità. Non aveva il patentino. Ah, ma ci sono anche i Ballardini poi, non dimentichiamo. Ballardini, Sarri, Degli Rossi, Allegri. De Cagno. Oh, Allegri non gli ha dato la possibilità. Allegri, adesso, lui te l'aveva chiesto. Scherziamo, sì. Esatto. Allegri aveva finito di giocare, mi disse direttore fammi allenare il Pescara, e dice, tu sei matto. Calleri, Pescara, cioè fa qualche esperienza fuori e poi vediamo. E ho sbagliato clamorosamente. Ecco, perché insieme alla Juventus. No, poi ha fatto poi è andato in C2, ha fatto esperienza. No, poi è andato in C2 all'Aglianese, poi è andato alla Spal, a Sassuolo, quindi ha fatto la gavetta. Però io non gli ho dato la possibilità di allenare. E lui ci voleva provare. E lui mi diceva che era pronto per allenare. Lui aveva appena smesso l'anno di De Cagno, aveva certo. Smesso di giocare, dice voglio provare a fare l'allenatore, aveva fatto il corso e io non me la sono sentita di far allenare il Pescara. E ci sono stati anche altri, Vivarini era nello staff di Sarri, Andrea Camplone. Sì. Andrea Camplone ha chiuso con te quell'anno là, quello di quei pochi mesi in cui tu sei andato. Poi lui è rimasto e poi mi sa che sei esonerato. Insomma, è andato via pure lui. Aveva un bell'occhio Andrea Iagoni. Ne ho visti tanti. Andrò a livello. Certo, è vero, forse. Ma dai. Forse la sorpresa più di tutti era Sarri, perché arrivò che era forse il più sconosciuto di tutti, mi sa, quando arrivò qui, no? Sarri, sì. Il più sconosciuto di tutti. Sarri. Quando arrivò qui, chi Sarri ha rischiato di stare a Pescara 3 giorni. Perché era il più sconosciuto giorno di ritiro, io andai in ritiro, stavo in mezzo al campo che stava a fumare, la squadra faceva il torello e lui stava fumando la sigaretta, cioè pieno di tifosi, cioè sai quanto si annebbia la vista. Cioè, io andai piano piano lì e disse Maurì, senza farti accorgere la gente, c'aveva il pacchetto in mano, accendino, balla la panchina, posa tutto, butta la sigaretta, se no ti caccio immediatamente. lui zitto e tornò. Anche perché lui ma che stai nessuno. A San Giovanni Valdarno? Io mai visto un allenatore che fuma mentre allena. Cioè, dove cazzo e mi? Oggi Sarri e Allegri sono al vertice della classifica in Serie A. Li sento, Allegri lo sento più di Sarri. Chi è più bravo? Beh, Allegri è più Allegri è il migliore in assoluto in Italia, è tra i migliori insieme a Guardiola e a qualche altro in Europa. Allegri è completo. Allegri qualsiasi cosa gli dai, lui riesce a far quadrare le cose. È impressionante. Sarri è bravissimo, molto bravo, però sa fare una cosa soltanto. Integralista. Allegri sa fare tutto. E Eusebio Di Francesco? È un altro uno bravo. Sì. E Marco Giampaolo? Marco Giampaolo di questi qua è il più teoricamente il più completo di tutti. Deve avere la possibilità di allenare una big. E Zeman? Dai, non puoi discutere Zeman, tu puoi discutere adesso perché le cose non vanno bene, ma Zeman Zeman ha fatto storia, cioè, Zeman, Galeone, cioè, che parliamo, è un altro livello, sono tutti buoni allenatori che a volte comincia ad avere pure un po' d'età, non è che... cioè. Dai, 70 anni non è vecchio, no? Ma sì, ma cominci a perdere i colpi, cioè, no che Zeman perdi i colpi, però cominci a perdere partite, a ritardare. Che uno perde i colpi, no, Carlo, no, ti trovi pienamente d'accordo con l'analisi? Io sono Zeman, quindi non lo voleva portare anche a Pescara un anno quando andò alla Salernitana di Aliberti, vero? Sì, bravo. Carlo, di questa classifica fatta da... Vabbè, lui li conosce personalmente, è una domanda che non puoi fare a me, perché lui li conosce... Se ti sembrano
I parametri giusti quelli che ha dato Andrea per arrivare. No, dall'esterno mi è piaciuto molto quello che ha detto su Allegri, perché sembra proprio di un altro pianeta. Qualsiasi cosa gli dà in mano, lui trasforma la squadra. In base, invece, Sarri sembra molto integralista nelle cose. Anche dimostra... se è migliorato. Sì, è migliorato, però quest'anno non mi è piaciuto. Prima ha voluto Pavoletti, poi dopo c'aveva un giocatore come Zapata, l'ha dato via, poi magari si lamenta che in certe partite gli serve un giocatore come Zapata, cioè fa delle cose. Antonio, tu? No, ma sono d'accordo con lui, Allegri è il massimo, è sempre proprio questa capacità di gestire qualsiasi gruppo, di cambiare partite quando vuole, tra l'altro cioè l'ha detto anche recentemente, il calcio è semplice ragazzi, detto da lui. Voglio dire, la storia degli schemi, cioè, sì, va benissimo, fate quello che volete, però il calcio è molto più semplice. E lui lo sta dimostrando non solo partita per partita, ma anche nel corso della stessa partita. Riesce a gestire tutto nel modo migliore. Quindi in assoluto in questo momento sì, cioè, ma non sbaglia turnover, non sbaglia formazione, no, ma poi, si adatta. Ma poi a gestire, Andrea, gestire un organico come quello della Juve con la sua capacità non è facile, non è che da tutti, voglio dire, riuscire a gestire. Poi c'è personalità. Sentiamo anche Riccardo e Guido, così dall'esterno, che classifica. Su Allegri? Sui vari allenatori detti. Guarda, tu non so, forse lo sai che io Allegri non mi è mai piaciuto, purtroppo, perché ai tempi del Milan, quando non faceva giocare il mio idolo che era Ronaldinho, e da lì mi è iniziato a scadere, purtroppo. È un fatto di tipo, di passione. È un fatto di tipo. Però anche lì ci ha visto lungo. Lo so, però a non far giocare Ronaldinho ci vuole il coraggio. La presentazione di Allegri, Berlusconi parlò solo di Ronaldinho, dicendo abbiamo il più grande giocatore del mondo. È vero. Tempo 2 mesi, Allegri ha rinunciato a Ronaldinho e ha vinto lo scudetto. Voglio dire, e invece chi è la per dire lo so, infatti è una cosa mia personale. La personalità di a me piace Mourinho, assolutamente Mourinho. Milanista. Lo so, Mourinho. Purtroppo non mi piace nemmeno Ancelotti, cioè non è nemmeno il mio preferito. No, ma di questi detti ex Pescara. Ex Pescara, sì, sicuramente è preparatissimo. Allegri, però. Quando parlate, però di ex Pescara, non sono molto attento quando parlate e vi rispondo anche a quello che avete detto. Voi avete detto che Allegri è il più forte perché Allegri è il più forte. No, perché più forte. Hai detto, scusa, stiamo parlando degli ex Pescara. Andre, più completo. È il più completo perché sa cambiare, si adatta. No, sa fa tutto. Sa fa tutto. Quindi Zeman, mi devi perdonare, io tra Zeman questi. È un altro tipo di. Esatto, lo escludo perché non è capace di cambiare la squadra in gioco. Ti rispondo, non è completo, sì. è un giocatore, è un allenatore che, perdonami, annoverato tra questi, e qua parlo anche di quando ha allenato la Roma, di quando ha allenato in A, non è mai stato a questi livelli e lo sta dimostrando perché, uso un termine, spero che non sia offensivo, è ottuso. Però, ottuso, aspetta, Riccardo, integralista, adesso sì. Tu non focalizzare il pensiero sull'esperienza di Pescara. No, come facciamo un discorso generale. Ma scusami, Zeman cosa storia fa? Del calcio, la storia del calcio italiano, poi può piacere, non può piacere. Ma no, come io la storia del calcio italiano mi devi perdonare, poi ti annovero altri 10 allenatori, ma non Zeman. La storia di un calcio italiano modesto. Vabbè, comunque, perdonami. Perché a Pescara, solo a Pescara sono nati questi allenatori figli di Galeone, mentre Zeman non ha lasciato, non so se non è un caso. Eredi, no. Un'eredità. Aspetta. Galeone è un'altra cosa. Ah, ecco. No, ma non scherzate. Galeone, Galeone è Galeone. Poi ci stanno gli altri, compreso Allegri. Cioè, Galeone come talento è fuori concorso. Galeone se non era vivace come persona. Galeone doveva allenare 20 anni il Real Madrid di Barcellona. Per il talento che ha, quindi lasciamo perdere. E sai che sfondi una porta per tutti. Poi la mia è un'altra domanda, però: perché ha lasciato la scia Galeone di allenatori e Zeman no? Perché noi il periodo, io parlo per il periodo nostro, Galeone ha fatto un po' da guida a Giampaolo, a Allegri, vabbè, Allegri, Gasperini, cioè, ha fatto un po'. Il nostro punto di riferimento è stato sempre Galeone. Però sono usciti allenatori. Da Zeman non sono usciti tecnici che hanno lavorato diversi, con lui. Ma sono diversi come persona, sono diversi come sono grandi allenatori, ma sono diversi. Allora,
Galeone e Pescara, Pescara e Galeone. Se tu vai a Foggia, che tu ne pensi? Sì, 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 sì. È Zeman. Cioè tu ti ricordi, tu ti ricordi. Zeman, no? Ognuno. Enrico, scusami, sì. Novità olimpico, Genoa in vantaggio sul campo della Lazio, rete al decimo della ripresa di Pandev. A te. Questo è un risultato sorpresa. Carlo, abbiamo festeggiato il decennale dell'attività tua o no? Di sì, più? Sì. No, di meno, Otto ci anni. Siamo ancora? 8 anni. Allora, veramente sei giovane per ascoltare i passi. Come è migliorata la tua professione, che era iniziata un po' per gioco, per divertimento, poi invece è diventata un po' la professione che ti piace di più? Fatti i soldi. È migliorata perché... Hai detto, Andrea? Fatti i soldi. Sì, no. Questi non aveva bisogno lui. È la passione, guadagni, no? La passione che ti porta tutti i giorni a girare con la macchina. A conoscere nuova gente, la competenza perché girare con la macchina. Però devi fare danno, perché la gente dal di fuori vede questo lavoro come una passeggiata o come un lavoro semplice. Invece, per andare a prendere i giocatori ci vuole tempo, voglia, convincimento, perché poi devi dare gli argomenti giusti, devi essere un po' fortunato, perché comunque devi prendere qualche calciatore che poi ti arriva un po' in alto, no? E quindi non è un mestiere semplice, insomma. Però è chi ti sta dando gioia negli ultimi tempi? Ma guarda, ti sembrerà strano, a me il giocatore che mi ha dato più soddisfazione in assoluto per me è stato Del Pinto. Perché Del Pinto del Benevento, perché l'ho preso che guadagnava 400 euro all'angolana e oggi guadagna un contratto importante in Serie A, giocando in Serie A. Ogni anno tutti dicono che Del Pinto non è buono per la C, non è buono per la B, non è buono, e gioca, ieri è entrato anche in Serie A. È entrato anche bene, quindi quel è il giocatore che mi dà soddisfazione per il percorso calcistico che ha fatto. Però poi c'è Ragusa, c'è Colì che sta con la Roma, che sta facendo bene, ce ne sono diversi. I rapporti con qualche società? C'è Montalto, per esempio, che ho riscoperto dopo un periodo difficile, stava fatto 13 gol quest'anno a Terni. No, come mai quest'anno? Perché è un ragazzo che ha un carattere un po' particolare, è maturato tardi, purtroppo ha avuto sempre qualche problema, diciamo, di testa, non si è mai allenato in un certo modo, quest'anno che sta facendo quello che sa fare, insomma, sta dimostrando. Che... Allora, vi faccio una domanda sia a Iacone sia a Totò, sia un po' a tutti quanti, perché si parla tanto di questi procuratori, Pescara vittima della gestione Moggi, di quell'altro procuratore, di quell'altro ancora, ma a prescindere dal nome della gente, ma veramente le società sono non prigioniere dei procuratori, ma sono condizionate in maniera forte? Sentiamo prima il procuratore. Pareggio della Lazio, Enrico. Pareggio della Lazio con Parolo, 1-1. Io dico quello che penso. Sicuramente c'è qualche società che lavora più con qualche procuratore, qualche società e questo sarebbe con normale. Altri, e fino a qui ci siamo, può essere anche normale. Io penso che la peggiore razza nel calcio, o perlomeno la razza nel calcio che determina la carriera di un calciatore, è solo ed esclusivamente l'allenatore. Scusami, puoi ripetere, l'allenatore e la carriera? È l'unico che determina realmente la carriera di un calciatore. In positivo e in negativo? In positivo e negativo. Certo. Perché il direttore Iaconi, che gli piace un giocatore e lo prende dal procuratore perché si fida magari di un... E poi arriva là e l'allenatore lo mette fuori rosa o in... Tu sai invece cosa pensano gli allenatori però? Gli allenatori pensano a una cosa diversa, è chiaro, no? No, che sono i procuratori a condizionare i giocatori. Ma sì, gli allenatori pensano sicuramente, io penso che ognuno ha un suo modo di lavorare, no? Io dico che stamattina ho avuto la possibilità a un giocatore di trasferirlo a fine anno e di fare già un precontatto, non l'ho fatto e preferisco allungare dove sta il giocatore, perché secondo me nella carriera del calciatore gli va meglio, il giocatore gli va. Se ero un furbo, volevo solo pensare a me stesso, avrei fatto lo spostamento e guadagnavo di più. Andrea, quindi come funziona questo rapporto con i procuratori per le società? Funziona che tutto dipende sempre dalla società, dai presidenti. È il presidente che determina tutto, il presidente che a volte sta più con un procuratore che con un altro ed è sbagliato. Perché tu sei bravo se il procuratore dà una mano alla tua società.
indipendentemente dalle parcelle, se sei bravo non le paghi neanche, se sei bravo non le paghi neanche per amicizia, perché è tutto lì. Io parlo di società medio-piccole, società grandi, Juventus, è tutto un altro discorso. Società, però per le società normali, le società normali non hai bisogno del procuratore. Il procuratore lo devi usare per quello che serve alla tua società. Allora sei bravo, come fanno tantissimi presidenti. Ma secondo te possono condizionare? Poi ci sono i procuratori, come i direttori, come gli allenatori, ci stanno quelli che capiscono di calcio, ci stanno quelli che sanno fare solo i conti, ci stanno quelli che sanno solo guadagnare, ognuno, cioè, come nella nostra categoria, ci sta di tutto. Tu devi essere bravo ad avere gli amici. Fidati? Fidati, amici, fidati, amici. E poi i giocatori adesso non è più come una volta, cioè i giocatori adesso li vai a vedere, c'hai gli osservatori, c'hai col computer. Ricca, ecco, interviene Clinco. No, non lo conoscevi prima, no, Clinco, sì, Andrea? Sì, 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 ci ti conoscevamo. Come no? Sì. Ci conoscevamo. No, televisivamente dico. Purtroppo lui... sì, ha detto. Non ha detto purtroppo, quello l'hai aggiunto tu. Tu hai detto sì senza purtroppo. Vai Riccardo. Tu interpreti sempre. Vai Riccardo. Vai. I giocatori, tu parli dei procuratori, però giocatori qua giovani, forti, ne sono passati tanto. Quindi vuol dire che i procuratori hanno dato una mano al Pescara, perché i giocatori bravi e giovani sono arrivati. Molte volte sono stati valorizzati dai vari allenatori, al di là adesso. Ma quello è un processo che viene dopo. Allora ragione Carlo, che dice l'allenatore. Ma quello è un processo che viene dopo. Ma io sono convinto che sia l'allenatore che costruisce un giocatore, perché, ti ripeto, sotto gli occhi adesso abbiamo Del Sole, ma potrebbe essere messo anche Capone. Sono giocatori giovani, validi, che, e te ne posso dire anche altri, che comunque li abbiamo avuti qua. Li abbiamo qua. Tristante, ti ho fatto un altro esempio, che è comunque un giocatore che andrà in nazionale, che poi sta, cioè, parliamo di giocatori di un certo valore. Insigne, Verratti, cioè sono tutti giovani, erano giovani quando erano qua, hanno vinto, poi sono andati via. Quindi vuol dire che i procuratori hanno fatto bene a Pescara. E poi ti dico anche un'altra cosa. Il presidente Sebastiani, che tanto criticato... Ma cosa c'entrano i procuratori con questi giocatori qui? Tu parli di Insigne, Verratti... No, io dico, si parla che i procuratori portano i giocatori. Ma che portano i giocatori? I procuratori, tu chiedi al procuratore il giocatore. Ho capito, però se lo dà, se il procuratore porta Andrea, il giocatore, vuol dire che tu non sei pronto. Ma se non credi nella società non te li dà, non te lo dà. Come? Il procuratore. Se non credi nella società non te lo dà il procuratore. Questo poi è un altro discorso. Il discorso è quello, sì, che li abbiamo avuti i giocatori. I giocatori tu li vai, la società li va a trovare. Li cerchi e poi chiedi. Poi il procuratore è Carlo, chiami Carlo. Sì, ma non è che Carlo viene da te e dici prendi questo. Sì, può succedere una volta. D'accordo. Però li abbiamo avuti i giocatori. Che fa, scherzi? E quindi? Ma sono anni che... No, non è che tu Riccardo dici, sono i procuratori che dicono alla società prendi questo e tu sei vittima. Vabbè, allora vuol dire che non sei preparato, non c'hai... Io non dico questo, io dico un'altra cosa. C'è anche il contrario, ci sono società che hanno bisogno. I giocatori prendi questo procuratore. Certo. Ci sono però non è corretto, non però è corretto. Non sembra, corretto però lo scusatemi, non è ma io parlo del Pescara, non mi sembra che quella società sia schiava dei procuratori. Che è una società che collabora con i procuratori. Anche perché, ti volevo dire, parlavamo prima di Ganz è andato via, tu hai detto che è un'ottima operazione, ma meno male che siamo riusciti a venderlo Ganz, perché era voluto dall'allenatore, comprato dalla società, e meno male che se l'abbiamo venduto, se no avevamo un altro buco che l'avremmo ammortizzato in 4 anni. Ma io non credo che il Pescara ha avuto bisogno di procuratori per vendere Ganz. Pescara ha due direttori, c'è il presidente che fa sempre mercato, avranno trovato loro la situazione per Antonio, no, e poi Guido, penso, Antonio. Io dico che in ogni categoria, cioè non è che stiamo adesso a parlare Alice nel Paese delle Meraviglie, in ogni categoria ci sono delle situazioni diverse, nel senso che ci stanno anche i procuratori che condizionano le società deboli, per cui si appoggia al procuratore e il procuratore gli fa pure la campagna. Vabbè. Qui esiste questo problema, lì dipende dalla società anche debole, perché il ruolo del procuratore dovrebbe essere questo, è un ruolo che si sta perdendo, in particolare è quello vero operativo del direttore sportivo, che perché altrimenti
il giocatore lo sceglie il direttore sportivo, poi chiama il procuratore e si mette d'accordo. Però succede spesso il contrario. E questo è il grave di tutta questa situazione. Ma allora sei malato. Esatto. Uno dei tentativi. Dipende anche dalla forza del direttore. Esatto. Esattamente. Uno dei tentativi però sarebbe quello comunque di chiudere le finestre di mercato, perché non è possibile. Cioè dell'aggravante è proprio questo. Se sta il mercato aperto fino al 31 di agosto, prima si chiudeva il 15 luglio, benissimo, e dopo facevi la squadra, poi lo riaprivi a novembre per un mese, 15 giorni. Cioè adesso per esempio in Inghilterra l'hanno capito, dice no, adesso chiudiamo il mercato, facciamo delle finestre più corte. Perché in Italia non lo fanno? Lì c'è anche la responsabilità anche delle società, perché altrimenti non ci vuole un cacchio a decidere. Ragazzi, il mercato si fa 15 giorni a luglio e 15 giorni a gennaio, fine. E allora questa storia del procuratore diventa una cosa diversa. Il procuratore può essere una risorsa per la società e per il calciatore. Altrimenti se tu non metti equilibrio in questa cosa, non può succedere di tutto. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma certo. Anche Carlo, no? L'ha sempre sostenuto. Guido, ti sarebbe piaciuto fare il procuratore di calcio? È ancora un mio sogno, ti dirò. Allora, qui non si sa mai. Poi parlo con Carlo e vediamo un po'. Ecco qua. Andiamo in pubblicità tra due minuti per l'ultima fase della trasmissione, tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. We'll be right back.
Ore 22:17 minuti, allora siamo al rush finale. Andrea Costantini, ripiloghiamo un po' quanto sta accadendo sugli altri campi. È finito il posticipo di B? No, si sta giocando, anzi siamo a 5 minuti dal 90esimo più recupero, quindi c'è ancora da giocare. Sempre Spezia avanti 1-0, rete di Marilungo all'undicesimo della ripresa, gara comunque apertissima, ecco, con l'Entella che sta... Come cambierebbe la classifica con l'eventuale vittoria dello Spezia, che salirebbe in zona playoff. No, non ancora. No, ancora fuori. No, scusate, dal mio punto di vista è importante che l'Entella resta zona play-out, ecco, molto lontano. L'Entella resta giù. Avversario è l'Entella, come la vedo io. E invece in Serie A, Andrea? Serie A sempre 1-1 tra Lazio e Genoa, col botta e risposta Pandev-Parolo a inizio di ripresa. 1-1. Siamo all'ultimo giro. Guido, intanto ti senti di ringraziare tutti gli ascoltatori di Passo, che sono tantissimi. 64.000 ascoltatori. Prego. Sui social poi 4.000. Tu... 64.000. 64.000, 4.000 avremmo già chiuso, beh, no? Da tempo. Voglio ringraziare tutti. Sì, con solo le tre province, Pescara, Ghide e Teramo. Volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare soprattutto anche il mio staff, che ci segue da 10 anni, anche da 20 anni, come una di queste Anita per esempio. Volevo ringraziare tutti, dalla prima all'ultimo. Vedo qui le immagini della festa che abbiamo fatto a Capodanno al Paladin Martin di Montesilvano. La sera dopo abbiamo fatto un mega concerto a Piazza Salotto con Ermal Meta e c'erano 40.000 persone, da come scrivono i giornali, quindi mi sento di ringraziare davvero tutti e soprattutto anche i nostri clienti, che sono la parte fondamentale della nostra attività. E poi ricordiamo anche l'altra emittente, quella che si occupa del calcio. Poi con Radio California, un altro target, un altro formato, 70-80-90, abbiamo le esclusive, esclusiviste della Pescara, delle radio cronache del Pescara Calcio, e continueremo sempre a farle. Radio cronista? Enrico Rocca. Riccardo Clinco. No, non sono presunto, sai che tu per me sei un maestro. Però poi hai messo la voce all'orecchio. Carlo, dimmi. Che ci dobbiamo aspettare da questo finale di stagione? Un po' più di tranquillità, di serenità. Vediamo prima la partita, la prossima, poi, poi decidiamo. Importante. Potrebbe essere una partita che, sai, dopo quello che è successo a Frosinone, in negativo potrebbe cambiare le cose. In positivo no, ma in negativo potrebbe cambiare le cose. Sintesi? Sintesi, se Pescara fa una brutta prestazione e prende 3 gol, può succedere pure che l'allenatore viene messo in discussione. Cosa che non è mai successa fino adesso. Però forse verranno inseriti degli elementi tipo Machine, che... Machine è un giocatore importante, secondo me, se è un giocatore forte, è un giocatore che ha qualità, quantità, fisicità, è un giocatore importante. Se riesce a entrare nei meccanismi dell'allenatore, secondo me è veramente un giocatore che al centrocampo del Pescara gli fa fare salti di qualità. Degli altri arrivati, da chi ti aspetti? Pianga non lo conosco per niente, quindi non mi voglio pronunciare. Gravillon è un giocatore, un altro giocatore che io l'ho visto l'anno scorso e sinceramente ho avuto un'ottima impressione. Ma Mancuso, Andrea, tu che sei stato anche a San Benedetto, no? Perché ridi? No, voglio dire, potrebbe giocare anche al centro dell'attacco? Nell'eventualità. Qualche partita San Benedetto l'ha giocata, cioè, da punta centrale. Da esterno come l'hai visto? Un buon giocatore. Sì, come l'hai visto però? Non ha reso finora granché a destra. Già a sinistra. Ma secondo me i giocatori meglio del Pescara nessuno ha reso per quello che vale. Però sì, ragione. Vabbè, però c'è, se ci stava problema Pescara era insieme al Frosinone e alle altre squadre. Ci sono problemi. Ogni anno ne sembra la stessa cosa. Non sempre riescono le cose tutte per bene. E probabilmente Zeman sta facendo più fatica, ma io sono fiducioso perché c'è tempo per recuperare, perché le squadre giocano troppo male. Se Pescara si inquadra un po', Zeman riesce a far fare il salto di qualità come ha sempre fatto, secondo me Pescara si può inserire. Carlo diceva questa partita con la Salernitana è importante, ogni partita è perché se perdi in casa è dura, ma io non credo. La Salernitana è un po' ostica, ma il Pescara ha tutte le carte in regola per poter vincere. Allora, tra Sebastiani e Zeman, chi assolvi?
Sebastiani, ma io di tutte e due, perché Sebastiani, scusa, Sebastiani ha dimostrato negli anni addietro di saper fare il presidente, secondo me. Zeman, cosa, a parte quest'anno, ma che vuoi discutere? Cioè, quindi, che poi tu che vuoi dire, se vanno d'accordo o non vanno d'accordo, di chi è la colpa? Cioè, beh, allora che mi vuoi far dire? Nulla. Sebastiani si è dimostrato un buon presidente e Zeman è un ottimo allenatore. È vero che sei stato anche chiamato, non ricordo quando, da Sebastiani per lavorare col Pescara? E da De Cecco. Pensate, quando, sì, ha detto. Quando c'era De Cecco. E perché hai rifiutato? Io ero a Grosseto. Vabbè, perché hai rifiutato? No, non ho rifiutato, è che stavo troppo bene lì e loro hanno pure tentennato un po', però io ho parlato con Sebastiani. Ti sarebbe piaciuto tornare a Pescara? Ma il Pescara era in Serie C, però. Sì, sì, ma Pescara in C è uguale, sempre Pescara. No, ma poi hanno fatto bene, perché poi dopo alla fine hanno vinto il campionato, quindi sono tornati in B. Era un periodo che Pescara andava male. Antonio, ma Andrea Coni, Andrea Coni, nella lista, adesso facciamo un'altra classifica e poi chiudiamo, anche se con Andrea sarebbe bello parlare ore e ore. Nella lista dei direttori sportivi di Pescara, Andrea Coni, lo chiedo a loro, non lo chiedo mica a te, Andrea. Come Galeone. Nella lista dei direttori sportivi dove sta Andrea Coni? Ma secondo me Andrea... Perché ce ne sono stati tanti bravi. Cioè Andrea è stato forse il più importante, nel senso che è stato lui un periodo molto più lungo, ha avuto tra l'altro un periodo molto difficile, sai, il momento in cui... in un periodo faceva di tutto, non faceva esatto, il momento in cui Sibiglia è stato in difficoltà il gruppo, perché e lì c'era praticamente da inventarsi la squadra ogni anno, per cui... Lui ha avuto una lunga milizia, credo che sia stato determinante in quel periodo. Poi assieme a lui ci ha accosto Giorgio Repetto, che secondo me ha fatto 3 anni alla grande, perché credo che il fatto che sia uscito Giorgio abbia gettato le basi per quel cambiamento che c'è stato dopo. Poi ci metto Enrico Alberti, che è stato anche lui un direttore sportivo storico, importante soprattutto, che aveva assieme appunto a Giorgio e a Andrea questa capacità comunque di capire qual è il giocatore, insomma, quindi difficilmente sbagliava. Vogliamo aggiungere anche Piero Aggrati, giusto? Piero perché Aggrati, sono 40 Piero anni. Quindi... Pescara tutti bravi. Guarda, Piero Aggrati, io mi ricordo un anno. Enrico, scusami, Genoa di nuovo in vantaggio a 10 minuti dalla fine. L'Axalt, Lazio 1, Genoa 2. Siamo in pieno recupero invece a Chiavari. A te. No, ricordo una volta che rubai una in società, allora si entrava sul tavolo di Aggrati, vide una lista di giocatori che voleva prendere e tra questi c'era Baresi che era sconosciuto. Franco? Sì, Franco Baresi. E infatti pubblicai questa notizia in esclusiva. E Pierpaolo Marino dove lo inserisci? Pierpaolo Marino pure ha avuto dei momenti, cioè soprattutto l'anno della promozione, lì è stato importante anche come ruolo, voglio dire, in quell'anno. Però il lavoro che hanno fatto questi altri quattro che ho detto, credo che non ci sia partita, insomma. Carlo, vuoi aggiungere qualcuno? Vuoi levare qualcuno da questa lista? Hai parlato dei principali, quelli che hanno portato giocatori. Posso fare una domanda ad Andrea? Quanto siamo stati vicini a prendere Romario? Perché sta storia che Romario, non c'era lui, no. Chi c'era? Romario Giovanni. Sì, la sola storia me la racconta Zio Mario e Zio Giovanni. No, l'avevano preso. Posso raccontare un po'? Forse sì, lo sa lui. No, allora. Era vero. Sì. Parliamo però con Alberti, questo nell'86. Era Alberti? Sì, stava Enrico. Sì. E c'era ancora Manni. Anche Manni è stato un gran manager. Però ha fatto anche direttore tecnico. No, però proprio la trattativa Romario Giovanni, telefonò da Milano proprio il commendatore Sibiglia, dice: abbiamo preso Romario Giovanni. Telefonò a me e a tutti gli altri giornali.
Rico, scusami, allora è finita a Chiavari, Entella 0, Spezia 1, ma soprattutto è stato annullato il gol al Genoa dopo un paio di minuti con il VAR, fallo di mano, quindi 1-1 a Roma. Benissimo, vai Antonio. No, dicevo, il commentatore fece il giro dei giornali per annunciare questi che erano due acquisti clamorosi, insomma, okay. No? A distanza di 2 anni ci trovavamo in una televisione e lui mi accusò: per colpa vostra, di voi giornalisti, avete dato la notizia e Romario e Giovanni sono andati via. Fenomeno. Va bene, siamo in chiusura, abbiamo fatto un po' di revival con Andrea Iaconi, che presto tornerà però in una società di calcio. No, no. Come no? Ma sta in mezzo. Ma questa è la notizia, dai. La notizia è questa. Ma ho deciso, quando uno decide, decide. Ma perché arriva questo, si stacca la spina? Perché ero stanco, non ce la facevo più, non sta fuori di casa, non mi pesava, non... E poi io, 65 anni, sei vecchio. Invece Carlo di strada ne deve ancora fare tanta, eh? Io ce l'ho ancora davanti, speriamo. Ringrazio Carlo Di Renzo, in bocca al lupo ovviamente per la tua attività. Andrea, è stato sempre un piacere riaverti. Piacere mio. Ogni tanto ci vediamo. Quanto affetto ci sia e quanta stima, no? È reciproco. Grazie a Guido Marrone e complimenti a Parsifal, grazie, questa emittente veramente che fa della professionalità l'arma in più. Grazie a Riccardo che è stato coerente questa sera nel suo... sempre quello. No, no, cioè, sempre contro Zema. Però, io vorrei sbagliarmi. Però può sembrare che tu vieni qui solo per attaccare Zema. Ma figurati, a me. Tu vorresti che Zema facesse qualcosa di positivo, e quindi saresti anche pronto a dire bravo Zema. Ma assolutamente, ma io guarda. Non sei prevenuto, questo è importante. Assolutamente no, sono anche iscritto al club. Non sono prevenuto. No, assolutamente. Assolutamente. Non sempre. No. Sono anche iscritto a Zemaniani convinti su Facebook. Perché forse Andrea non lo sa, no, le stesse cose l'anno scorso le dicevi anche su Oddo. Certo, ma infatti è due anni che massacra l'allenatore di turno. Quindi... Ma non solo il massacra l'allenatore, ma non è vero. Allora, se il Pescara giocasse bene, parlerebbe l'allenatore. Ma scusa. Dillo la verità, vuoi fare l'allenatore. Andrea, non ti ho chiesto di Massimo Oddo, ti ha sorpreso? Beh, Massimo lo sento spesso, cioè l'ho visto crescere. Ne ho parlato di tutti, parliamo pure di Massimo Oddo. No? È un altro allenatore di grande prospettiva, deve fare esperienza, farà i suoi errori e arriva. O è già arrivato? No, deve arrivare ancora. Antonio, grazie anche a te, ci rivedremo lunedì prossimo. Andrea Costantino, allora ripetiamo, Lazio-Genoa 1-1. 1-1 dopo che il gol è stato annullato, il gol di Laxalt per un fallo di mano pescato con il VAR. A Chiavari lo Spezia si è imposto 1-0, rete di Marilungo all'11° della ripresa. A te. E noi lunedì prossimo speriamo di commentare un risultato favorevole del Pescara contro la Salernitana. Ringrazio Maurizio Daguì in regia, ovviamente Andrea Costantini, la Publi Video con Roberto Pulimanti, la GT Fotovideo con Gaetano Tereo e Stefano Recanati. Ci rivedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.